Amici di Tecnomotori, benvenuti in questa nuova video recensione. Sono Francesco e oggi vi parlo di lei, Hyundai Santa Fe. Devo subito dire che è una video recensione complicata perché il tempo a Milano in queste settimane è stato veramente terribile, ha piovuto e ho dovuto sfruttare questo unico momento di sole, sfrutterò questo unico momento di sole per farvi vedere questa Santa Fe. Purtroppo non siamo riusciti a pulirla proprio perché ogni due minuti piove, quindi non è proprio pulitissima, mi scuso in anticipo, ma purtroppo ci dobbiamo adattare a questo maledettissimo tempo. Tra l'altro Hyundai Santa Fe non è il nuovo modello, è uscito un nuovo modello, ma noi vogliamo partire dalla versione precedente che non avevamo ancora provato, per poi appunto prepararci alla recensione del nuovo modello che arriverà sui nostri canali più avanti. Quindi parliamo di lei, Hyundai Santa Fe, che comunque è ancora in vendita, è ancora nel listino di Hyundai, e quindi andiamo a conoscerla meglio come sempre dopo la nostra sigla. Iniziamo subito con il design, sperando appunto che non torni a piovere. Infatti siamo qui perché abbiamo necessità di essere in un posto comodo per poterci in caso riparare, quindi questo è il nostro luogo di fortuna. Ma torniamo alla Santa Fe. Santa Fe che guardate innanzitutto quanto è grande, un macchinone che anche lei ha diversi lati. Sicuramente non è una city car, assolutamente no. Parliamo quindi di misure, così vi dico già, perché pensate che misura ha una lunghezza totale di 4,7 m, una larghezza con gli specchietti chiusi di 1,9 m e un'altezza di 1,68 m con i portapacchi qualcosina di più. Tra l'altro muso veramente molto importante, ma ha anche un passo molto importante perché è un passo di 2,76 m che la rendono anche ideale per andare un po' in off-road. Infatti pensate che l'angolo di attacco è di 179 mm, quindi anche l'altezza da terra è importante, e questo ci permette appunto di poterla sfruttare anche su strade abbastanza impegnative. Dicevo, muso molto grande, molto importante, con questa calandra, con queste geometrie tra l'altro molto belle, mi piacciono tantissimo, questa trama larga col logo Hyundai in mezzo, fanali full LED divisi, quindi abbiamo due gruppi ottici separati tra frecce, abbaglianti e quant'altro, luci diurne che danno anche qui una sorta di gioco che trovo interessante perché spezza un po' il design dell'autovettura, il muso dell'autovettura, ma comunque ha linee molto sinuose, eleganti, quindi anche un po' classiche se vogliamo, con tantissime prese d'aria e chiaramente tutta la parte di sensoristica per la sicurezza, che ormai è Hyundai, la conosciamo molto bene, e da questo punto di vista ne fa da padrona, perché abbiamo soprattutto in questa versione, che è l'unica presente al momento sulla Santa Fe, che è la X-Class, è praticamente il top di gamma, non ci sono altre versioni per questa Santa Fe plug-in hybrid, quindi altro piccolo dettaglio, stiamo parlando di una plug-in hybrid ed è praticamente full optional, abbiamo davvero tutto anche appunto lato sensoristica. Le ruote sono da 19 con questi cerchi in lega, e va sottolineato che le sospensioni sono sospensioni MacPherson, e infatti veramente sembra di fluttuare una volta che siamo in macchina, in strada, poi ne parleremo quando andremo in strada. Vi dicevo, è una plug-in hybrid, quindi abbiamo il doppio motore, motore a benzina nel nostro caso e motore elettrico, si va a ricaricare da qui, non abbiamo la ricarica veloce, ma abbiamo una batteria da 13,8 kWh, mentre il motore a benzina che sta qua sotto è un TGDI da 1,6 litri che sprigiona 180 cavalli. In totale, con anche la
potenza del motore elettrico arriviamo fino a 256 cavalli per questa Hyundai Santa Fe. Niente male, perché per un bestione che pesa 2 tonnellate avere un po' di potenza dal lato dei cavalli sicuramente facilita delle cose. E qui chiaramente andiamo a caricare la benzina. Andiamo sul retro, mi scuso ancora appunto se la macchina è un po' sporca, ma niente, facciamo quello che possiamo. Comunque andiamo subito a vedere il retro, tra l'altro retro con questo fascio di luce molto stile Hyundai, anche qua retro molto più pulito, molto più lineare, non ha grandi segni distintivi se non la scritta Santa Fe e la scritta plug-in appunto che ci ricorda la tipologia di motore. Chiaramente abbiamo la telecamera sul retro, bagagliaio elettro attuato che ci sprigiona e ci porta veramente in un bagagliaio enorme, perché abbiamo una capienza di 634 litri. Pensate che se abbattessimo tutto, quindi lasceremmo solo i due posti del guidatore e del passeggero a fianco, arriveremo più di 2300 litri di capienza. Ma la Santa Fe va a nascondere un piccolo dettaglio, infatti si può tramite un po' di mosse portare altri due sedili e portare quindi la vettura ad avere 7 sedili totali. Infatti qua lo notiamo subito, perché abbiamo la possibilità di regolare l'aria condizionata per le due persone che stanno qui, e poi abbiamo anche tutto il porta bevande, insomma un po' di comfort anche per chi sta dietro. Chiaramente questo va smontato, vanno tirati giù i sedili, che tra l'altro vanno giù in maniera completamente automatica in questa maniera qui, così si può anche ad andare a aumentare il bagagliaio, e insomma possiamo portare fino a 7 persone con questa Santa Fe. Per quello dicevo che veramente quasi un pulmino che però non costa come un pulmino, o meglio dipende un po' dai punti di vista, ma sicuramente non ha il comfort di un pulmino, perché è un comfort decisamente molto più elevato. Andiamo quindi a vedere gli interni, perché all'inizio vi ho parlato un po' di questo perché come sempre Hyundai è molto attenta ai materiali, e il pellame e i materiali utilizzati su questa Hyundai Santa Fe sono davvero eccezionali. Sulla portiera abbiamo uno dei tanti altoparlanti del nostro impianto Krell, che è l'impianto audio che monta questa Santa Fe, che è un impianto premium pazzesco. Pensate che ha 10 altoparlanti più un amplificatore a 12 canali, ma poi ne parliamo sempre dopo quando andiamo davanti. Dicevo, massima qualità, qui abbiamo la possibilità di spostare poi i sedili per far entrare le persone dietro, e cosa ve lo dico a fare, lo spazio è pazzesco, veramente ci si può ballare dentro, si viaggia comodi anche in tante persone, e cosa molto figa, anche qui abbiamo la possibilità di gestire i nostri sedili in tutta comodità, e se si tira giù il sedile davanti diventa praticamente un letto. Comunque, tornando ai sedili posteriori, tanto spazio, non abbiamo il gradino e abbiamo due ingressi USB per andare a ricaricare i telefoni dei nostri passeggeri. Spazio ovunque, spazio, tanto spazio anche per la testa, d'altronde è molto grande come autovettura, guardate, e dicevo, pellame pazzesco, sono veramente molto comodi, i sedili sono super imbottiti e questo ne facilita chiaramente il comfort. Abbiamo poi il bracciolo se non dovessimo avere il passeggero centrale, e poi come vedete abbiamo anche l'ingresso diretto proprio al bagagliaio. E invece questa è la parte davanti del guidatore, che direi di andare a vedere immediatamente. Abbiamo ovviamente la funzione keyless, che ci permette di aprire e chiudere la macchina tramite questo tasto senza l'utilizzo appunto del telecomando, basta averlo insieme a noi, e ci permette anche di aprire il bagagliaio
che nel momento in cui capisce che ci stiamo avvicinando si apre automaticamente. Tra l'altro il bagagliaio ha anche il sensore che capisce se va a sbattere contro qualcosa, quindi negli spazi stretti, se il bagagliaio capisce che non si può aprire, ce lo segnala e non si apre. Molto comodo anche qua, tante piccole chicche che chiaramente vanno a migliorare l'utilizzo dell'autovettura. Tra l'altro avete visto, mi sono avvicinato, lei ha capito che stavo arrivando e quindi mi va ad aprire l'autovettura senza che io faccia nulla con il telecomando. Anche qua vediamo gli interni, bellissimo, mi piace questo effetto fibra di carbonio lucido sulla portiera, ancora questa geometria particolarissima dell'impianto Krell, pelle, plastiche di alta qualità, non abbiamo scricchioli e abbiamo chiaramente la possibilità, abbiamo i sedili elettrici, scritta Santa Fe per rendere tutto un po' più sportivo, e guardate qua veramente quanto spazio ha il guidatore. Tra l'altro console centrale sospesa, qui abbiamo la possibilità di stivare degli oggetti e qua invece la possibilità di collegare ancora dei dispositivi. Abbiamo veramente tantissimi attacchi, perché qua ne abbiamo un altro e abbiamo anche la ricarica wireless, molto particolare, diversa dalle solite, perché si inserisce in una sorta di taschino e va a ricaricare. Ma direi che adesso, in qualche modo, dopo avervi fatto vedere ancora le trame, guardate quanto è imbottito il sedile, e anche solo guardarlo dà proprio la sensazione di essere comodissimo, e effettivamente è davvero molto comodo. Andiamo a sederci. Come vedete, il sedile ha l'uscita agevolata, quindi il sedile va indietro per permetterci di uscire comodamente dall'autovettura. Abbiamo la possibilità di memorizzare i sedili. Andiamo ad accendere l'autovettura, il tasto si trova qui sotto, ed ecco che abbiamo il controllo totale dell'autovettura, partendo da questa console centrale enorme, veramente piena di tasti, sembra quasi di entrare in un aereo, veramente ricorda moltissimo la console di un aereo, e qui abbiamo proprio il controllo totale dell'autovettura. Abbiamo poi un porta bibite che può chiudersi e quindi può sparire con uno sportellino. Qui abbiamo l'ingresso USB per Android Auto, che purtroppo non è wireless, e poi abbiamo un altro portabevande, e qua invece infine abbiamo un pozzetto molto grande con un taschino comodo da poter inserire per, diciamo, gli oggetti un po' più piccoli come i telecomandi, e qua un pozzo molto più grande dove andare a, molto profondo, dove andare a inserire cose appunto un po' più grandicelle. Tanto spazio anche per il passeggero, che ha la possibilità, chiaramente non così, di avere tanto spazio anche per le gambe. Ma la cosa più interessante è che abbiamo qua il cambio di Hyundai Shift by Wire, che ci permette con i tasti di andare a cambiare le marce, e soprattutto abbiamo la possibilità di gestire le tante modalità di guida di questa Santa Fe. Allora, innanzitutto vi devo dire che la Santa Fe è a trazione integrale e tra l'altro ha il sistema H-Track proprio di Hyundai, e tramite EcoSport Smart andiamo a gestire proprio la trazione. In Eco la trazione sarà tutta anteriore, in Sport sarà 50-50, quindi 50 davanti e 50 dietro, mentre in Smart lui andrà a decidere a seconda della nostra diciamo guida. Poi invece, andando su Terrain, quindi andando a cliccare sul tasto Terrain, andiamo nelle tre modalità neve, fango e sabbia, e anche qui va a gestire al meglio un po' tutta la coppia, la trazione, in maniera tale da non farci slittare, ci permette di avere più aderenza e così via, a seconda appunto della modalità che andiamo a scegliere. Frontalmente abbiamo un ampio schermo digitale da 12,3 pollici, che anche in questo caso cambia colore a seconda della modalità che andiamo a attivare.
mentre qui abbiamo uno schermo touchscreen da 10,25 pollici che funziona molto bene, e poi dopo andiamo a vedere un po' l'infotainment, che comunque è quello classico di Hyundai. Mi ha un pochino deluso, diciamo, il volante, perché è molto classico, insomma. Magari se avessero curato un pochino di più il volante, così, giusto per trovare un difetto a questa autovettura, potevano usare un pochino di più. Mentre qui abbiamo le palette al volante, abbastanza inutili, nel senso che chiaramente non è una macchina sportiva. C'è la modalità sport, ha tanti cavalli ma anche tanto peso, e di solito appunto una macchina del genere ha senso se si portano tante persone, quindi il peso aumenta, insomma. Però sicuramente può migliorare le performance dell'autovettura. Abbiamo poi anche i sedili riscaldati e i sedili ventilati, per anche qua un maggiore comfort, e chiaramente anche il volante riscaldato. Qua invece andiamo a selezionare la modalità, perché abbiamo la possibilità di avere la macchina in modalità totalmente elettrica, e abbiamo all'incirca una cinquantina, sessantina di chilometri. Abbiamo poi la modalità ibrida o la modalità automatica. Però la cosa figa è comunque che il motore elettrico e il motore a benzina dialogano in continuazione. Andiamo a dare un occhio all'infotainment, che come dicevo prima supporta Android Auto e Apple CarPlay. Tra l'altro sfrutta tutto lo schermo, quindi è fantastico, perché abbiamo la possibilità di avere tutto ben chiaro sullo schermo da 10,25 pollici, ma abbiamo anche l'impianto Krell. Come dicevo prima, 10 autoparlanti più un amplificatore a 12 canali, e la potenza di uscita pensate che è di 589 watt. Quindi andiamo a sentire. Davvero potentissimo, vibrava tutto, anzi fatemi anche abbassare, sennò dopo muoio di infarto. Quindi impianto audio pazzesco, 10 autoparlanti un po' inseriti ovunque. Per il resto il sistema operativo si può gestire anche da qua, quindi possiamo andare con i tasti nel menu, e poi andare invece nella home page, dove possiamo andare a gestire un po' tutto. Questo l'abbiamo già visto sulle tante Hyundai che abbiamo già provato, cambia ben poco. Qui abbiamo una gestione del plugin hybrid, quindi possiamo avere un po' di dettagli molto interessanti. Abbiamo la possibilità di programmare la ricarica, e soprattutto abbiamo il Blue Link, quindi la possibilità anche per questa Santa Fe di essere controllata in remoto. Modalità parcheggiatore, modalità silenziosa, insomma tutte le funzionalità che ormai abbiamo imparato a conoscere sulle varie Hyundai. Tra l'altro vorrei fare notare quanto sono carini questi tasti del clima, bellissimo. E poi un'altra funzionalità che mi piace delle Hyundai è la possibilità di attivare il driver only, per non disperdere potenze, soprattutto energia, insomma, in tutto l'abitacolo quando magari siamo da soli. Da notare anche che la nostra versione, eccola qua, come potete vedere è dotata, cioè questa versione che è l'unica, è dotata anche di head-up display, quindi head-up display frontale, che ci permette di avere tutti i dettagli principali come la velocità e anche la lettura dei cartelli stradali, sempre di fronte, quindi non ci possiamo distrarre assolutamente. Dolce in fondo abbiamo anche il tettuccio. Tra l'altro finalmente si è aperta la giornata e quindi possiamo aprirlo senza paura. Pensate che è la prima volta che lo apro da quando abbiamo ritirato l'auto, perché ha sempre piovuto. Però ecco, abbiamo anche qua davvero un grande tettuccio apribile, che ci permette di areggiare tutto l'abitacolo e goderci le giornate, se chiaramente non diluvia come sta facendo qua a Milano da ormai settimane. Insomma, cosa manca? Beh, manca portarla in strada e vedere come va.
E allora andiamo in strada con questo bestione. Lato comfort l'avrete già capito, ve l'ho detto, super super comodo. I sedili sono veramente molto imbottiti, anche quello della testa, e quindi il comfort è aumentato al massimo anche per i lunghi viaggi. Il volante è bello grande, quindi comodo da utilizzare. Gli spazi in generale sono enormi, d'altronde 4,7 m di autovettura non poteva essere da meno. Sospensioni MacPherson fantastiche, anche in questo caso devo dire che abbiamo delle buone prestazioni dell'autovettura. Il motore elettrico e quello a benzina lavorano in continuo insieme, in simbiosi, e mi è piaciuto tanto anche questo, perché comunque si ha sempre la miglior prestazione da parte del motore. Non è sicuramente un'autovettura per fare delle gare o comunque per avere un animo super sportivo, anche perché ad alta velocità onestamente il rollio dell'autovettura si sente, soprattutto in curva. Ad alte velocità, magari facendo curve e quant'altro, diciamo che la stabilità c'è chiaramente, perché c'è il rollio e il beccheggio sono abbastanza evidenti. Dicevo, il motore elettrico e il motore a benzina lavorano in continuo e il motore elettrico cerca sempre di spingere il più possibile, dando appunto lo spunto, scusate il gioco di parole, al motore stesso. Tra l'altro vi ricordo che abbiamo una batteria da 13,8 kWh, mentre il motore elettrico è da 66,9 kW. Il motore a benzina è un TGDI da 1,6 litri, 180 cavalli, e abbiamo una trazione integrale con sistema H-Track di Hyundai per un totale di 256 cavalli di potenza, che non è male, ma comunque abbiamo una macchina da 2 tonnellate da portare avanti. Lato sicurezza, come vi dicevo, non manca niente, troviamo veramente tutto quello a cui ormai siamo abituati a vedere su una Hyundai e anche in realtà sul mercato in generale delle automobili. Abbiamo la telecamera per l'angolo cieco che viene mostrato. Le varie modalità ve le ho fatte vedere un po' prima e questo ci permette anche di avere dei buoni consumi, sempre per la mole, la tipologia di automobile. Possiamo arrivare fino a 7 persone, quindi capite che è una macchina di un certo tipo. E parlando proprio di consumi, posso dirvi che con noi abbiamo fatto un utilizzo come sempre misto, quindi tanta autostrada perché siamo andati un po' in giro, abbiamo sfruttato la capacità di questa autovettura, quindi siamo andati tanto in autostrada ma anche in città, e abbiamo avuto un consumo di circa 8,7 litri ogni 100 km. L'autonomia totale di consumo, quindi tra l'autonomia totale in chilometri tra elettrico e motore a benzina è di circa 550 km, poi dipende molto appunto da come guidiamo, da quanto abbiamo il piede pesante, però diciamo che 550-570 km di autonomia riusciamo ad ottenerli. Vi ricordo inoltre che è possibile anche andare solo in modalità completamente elettrica, ma lì chiaramente l'autonomia è veramente molto bassa, come ormai tutte le plug-in sul mercato. Anche la frenata, nonostante le dimensioni e il peso, è ottima, molto precisa, e non dobbiamo neanche spingere troppo per appunto frenare comodamente, e la macchina risponde davvero molto bene a ogni comando. La guidabilità a non dico basse velocità, ma comunque a velocità moderate è davvero ottimale. Per esempio adesso stiamo andando su una strada che è piena di buche e davvero è come non sentirle. Lato sicurezza abbiamo anche il cruise control adattivo, il mantenimento di corsia, l'angolo cieco che vediamo direttamente grazie alle telecamere nel display frontale, e anche il cambio di corsia, con il movimento del volante in caso la macchina capisca che stiamo diciamo uscendo dalla carreggiata. La guida è bella perché è alta, quindi anche in questo caso comandiamo molto bene la strada, e con un vetro così ampio abbiamo il controllo totale di tutto quello che avviene
in strada. E poi grazie all'head-up display frontale non abbiamo necessità di doverci distrarre. E arriviamo alle conclusioni di questa video recensione di questa Hyundai Santa Fe. Davvero pochi difetti, ma questo è ormai un dato di fatto di quando si va a provare una Hyundai. Sono fatte bene, ragazzi, non c'è veramente nulla da dire, e principalmente un'auto del genere che io posso dire è quasi un'ammiraglia sul settore SUV di Hyundai, perché è fatta davvero bene, è curata in ogni minimo dettaglio e chiaramente si fa anche pagare, perché la X-Class, che è appunto la versione che abbiamo avuto in prova e che è l'unica versione disponibile ad oggi della diciamo modello precedente della Santa Fe plug-in hybrid benzina, ha un prezzo di 62.100 euro. Un prezzo, secondo me, onestamente, per tutto quello che ci dà anche lato sicurezza, assolutamente onesto e più che onesto in linea con quello che c'è sul mercato, e anzi forse anche più economico rispetto a quello che c'è ad oggi sul mercato per, ripeto, la tipologia di auto. Considerate che ci possiamo andare in 7, quindi può avere anche delle funzionalità molto interessanti sotto tanti punti di vista, soprattutto per chi magari ha una famiglia numerosa o ha necessità di portare tante persone. Per il resto, massima qualità, buon motore, consumi buoni, diciamo senza lode e senza infamia, per un bestione di 2 tonnellate e lungo 4,7 metri, quindi stiamo parlando veramente di un bel macchinone. Insomma, consumi totalmente accettabili, mettiamola così. Fatemi sapere, come sempre, qua sotto nei commenti cosa pensate di questa Hyundai Santa Fe, e speriamo presto di provare la nuova versione ora che abbiamo testato anche lei. Direi che per il momento è davvero tutto, lasciate un commento, lasciate un like, condividete se vi è piaciuto il video, e direi che adesso è proprio tutto. Un saluto da Francesco Colonna per Tecnomotori. Ciao!